Marco Mattiucci, Cerian, Sì! Siamo in Caicione, Ora! Ro! Sì! Ora! Ro! Ora! Ora! Warang, sì! Warang! 20 anni di Warando Italia! Allora uno mi chiede cos'è il Warando Italia? Beh, il Warando Italia è tutto quello che vedete qui adesso. O meglio, come direbbe Doggio, di tutto l'invisible che vedete qui adesso. Eh sì, perché ci sono proprio tutti, Su Sabo di Marco Mattiucci con Chioserin Giulia, che andarono in America un bel po' di anni fa, e grazie alla fiducia di Doggio, Nim e Cuxani, sono riusciti a portare il Warando in Italia. Su Sabo da allora si allena con grande passione ogni giorno e insegna a tutti quanti noi. Sono passati 20 anni da quando il Warando è arrivato in Italia, 15 da quando è arrivato a Tuzio. In tutto questo tempo si sono incrociate persone, esperienze, punti di vista, anime. Tutto questo ci ha fatto crescere, ma in questa occasione un ringraziamento speciale va a Sabo di Marco Mattiucci, che grazie al suo esempio di sacrificio, nel dispiegarsi le energie, nel trasmetterci tutti i valori importanti che servirebbero oggi alla società moderna, ci ha fatto modo di crescere e migliorare e aiutare anche il prossimo e far crescere anche il prossimo. Grazie su Saborin per aver portato qui in Italia il Warando. Grazie perché ci ha fatto e ci fa tutt'oggi da grande esempio, un esempio di forza e determinazione, grande determinazione. Grazie perché ha visto un sogno, è iniziato da solo e dopo 20 anni siamo in tantissimi e questo è il sogno che ha visto e continuerà a vedere lontano. Lontano come quando in allenamento andiamo in montagna, vediamo la cima, molto difficile da raggiungere, con fatica e grande determinazione alla fine la raggiungiamo. Ci godiamo il panorama per 5 minuti e poi si riparte per un'altra avventura. Grazie Suzuki Saboli. La ringrazio in occasione di questi 20 anni del Warando in Italia, perché tutti gli insegnamenti che mi ha dato, che ci ha dato a livello di gruppo, ci hanno fatto crescere, mi hanno fatto crescere, mi hanno dato quella resilienza, hanno scolpito all'interno del mio cuore dei principi che mi porto nella vita di tutti i giorni, non solo tecniche, assolutamente, ma anche forza, capacità di resistere e di trovare una soluzione laddove sembra che non ci sia. Tenevamo ad omaggiarla e a ringraziarla per quanto fatto e per quanto continua a fare per il Warando e per noi in Italia da 20 anni a questa parte. E noi siamo in luna di miele e veniamo dalla colazione, ricordavamo con Rosario tutte le decine e decine di colazioni fatte dopo training estenuanti in montagna e grazie a all'idea di quel tipo di allenamento oggi le nostre scuole sono forti e noi guidiamo la nostra scuola con impegno e determinazione. Guarda su Saboni, volevo mostrarle il posto dove mi alleno quotidianamente. Questo è il mio dojang. Come può vedere al momento il mio dojang è il cielo. Come lei ben sa, questi ultimi anni non sono stati molto semplici per me. Ma grazie a lei e grazie allo Warando ho avuto gli strumenti per poter affrontare questo difficile periodo. Posso assicurarle che senza di lei e senza il Warando le cose sarebbero andate diversamente. E non in positivo. Ed è per questo che in questo ventennale del Warando Italia ci tengo a ringraziarla, perché grazie a lei ho potuto scoprire il Warando e come me tutta l'Italia ha potuto conoscere questa bellissima, questa meravigliosa arte. Per questi 20 anni di anniversario del Warando Italia mi sento di ringraziare innanzitutto i nostri maestri, partendo da Susu Saboli e Marco Mattiucci, che circa 20 anni fa ha gettato il ponte per far evolvere il Warando in Italia, grazie alla spinta dei suoi maestri Cuxanim e Dojunim. A Roma siamo cresciuti molto, così come in tutta Italia.
abbiamo fatto allenamenti standard e allenamenti fuori dalle realtà. Chi ha partecipato lo può testimoniare. E questo ha reso grande il Warando in Italia e nel mondo. E sicuramente saremo ancora più forti negli anni a venire. Grazie mille per questi 20 anni di Warando in Italia da parte mia e di tutti i praticanti siciliani. Per riassumere brevemente quello che abbiamo vissuto in questi anni, direi che la ringraziamo tantissimo per averci mostrato e insegnato come lo straordinario possa diventare ordinario. E questo in una vita breve come la nostra è sicuramente molto importante, fondamentale. Grazie Succaponi e grazie a tutti quelli che hanno percorso questi 20 anni di cammino insieme a me. Spero che avremo modo di fare altri 20 anni di cammino insieme. Grazie per ogni insegnamento ricevuto, grazie per ogni no, per ogni sì, e quindi grazie, mi passi il termine, per ogni batosta e grazie però anche per ogni carezza, perché anche quelle ci sono state e sono state anche fondamentali. Qui su Succaponi noi stiamo cercando con tutti i nostri limiti di proseguire quello che lei ha iniziato 20 anni fa, sia al Don Guanella, anche con l'aiuto di San Giancarlo, alcuni dei ragazzi del Don Guanella vengono qui ad allenarsi adesso. Lei 20 anni fa credette in noi, credette in me, e grazie al fatto che mi diede fiducia, molto di quello che io sono oggi è qualcosa che a me piace molto. La mia famiglia è successa grazie al Warando e grazie a quella fiducia che lei mi diede. Quindi di questo io le sarò per sempre riconoscente. È incredibile, sono passati già 20 anni dall'inizio di questo suo grande viaggio, 20 anni fatti di 1000 esperienze, di tantissimi successi, ma anche di tanta sofferenza. E col tempo questo suo grande sogno, grazie alla sua determinazione, è diventato il sogno di tantissime altre persone, è diventato il sogno di tutti noi. E nonostante non siamo, almeno io, non sia sempre all'altezza, lei non ha mai smesso di credere in noi e ha continuato a mostrarci con il suo grande esempio come dovrebbe essere non solo un bravo insegnante di Warando, ma anche un bravo studente di Warando. È in definitiva un guerriero, un warang. Ranga a tutti, sono felicissima di essere qui a festeggiare questi primi 20 anni di Warando in Italia. Ringrazio tutte le persone meravigliose che ho avuto la fortuna di incrociare, quindi Dojanim, Kuksanim, tutta la famiglia lì, gli istruttori bravissimi che ci sono nel mondo e in Italia, la mia famiglia che mi aiuta ad allenarmi, i miei allievi e in particolar modo Succaponi Marco Mattiucci, che con i suoi immensi sacrifici ha permesso tutto questo. Io sono felicissima perché ci siamo, anche se questo è solo un evento online, e ci siamo in questo momento così assurdo. Continuiamo ad allenarci, almeno io faccio del mio meglio con i miei allievi e gli altri istruttori, e questa è una grande cosa. Infine io voglio chiudere augurando al Warando in Italia e nel mondo dei successi che oggi probabilmente neanche riusciamo a immaginare. Auguro al Warando di essere quella rivoluzione della quale questa società ha davvero molto bisogno. Warang! 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 Warang!